La robotica da tempo è entrata in sala operatoria, dapprima con gli interventi in microchirurgia, con la laparoscopia, ma sempre di più utilizzando dei veri e propri robot. Il chirurgo, opera, ma seduto in una postazione, con una visione di realtà aumentata in 3D e può fare delle cose veramente strabilianti. Qui siamo al RAIN del Cardarelli di Napoli, che è una delle 20 scuole al mondo autorizzate all'utilizzazione di questi robot. E qui a Napoli, al Cardarelli, arrivano da mezza Europa. Questo è il Da Vinci XI, l'ultimo nato della sua generazione. Che meraviglie fa questa macchina? È una meraviglia, è veramente una macchina che aiuta molto il chirurgo che è già ben avanti nella chirurgia minimo-invasiva. Su quali organi si interviene con la robotica? Allora si interviene in tutti i distretti del corpo umano, in particolare la cardiochirurgia, ma poi subito si è passata all'urologia, per interventi anche abbastanza semplici, ma che potevano avere un grande vantaggio Perché hanno grandi dall'utilizzo del robot. effetti collaterali, come per esempio il carcinoma alla prostata, Esatto, per esempio, dove esatto. basta recidere un nervo e addio Esatto, all'erezione. esattamente, c'è una disfunzione che può venire molto più facilmente se si opera in chirurgia open o minimo-invasiva e che invece con questo sistema, che è un sistema che oltre alla magnificazione, oltre il sistema di visione 3D, riesce a essere molto più preciso nell'individuazione dei nervi per le funzioni che lei diceva. E se la mano del chirurgo, anche il più esperto, il più bravo, comunque un pochino vibra, se vibra lì che succede? Niente, Niente. perché il robot filtra tutti i tremori Certo. e quindi Quindi il l'intervento è gesto è pulito. precisissimo. Oltretutto può ruotare il polso dello strumento, come non può ruotare il polso umano o quello laparoscopico, 360 365 gradi, gradi, si chiama endovrist, cioè esatto. ruota Quindi, completamente. esattamente. Ma soprattutto può essere più preciso, come diceva lei, nella chirurgia più complessa, nell'anastomosi molto complessa, in qualsiasi distretto, quello addominale, dal cancro del colon destro, soprattutto a quello del retto, a quella ginecologica, alla chirurgia toracica, alla chirurgia della base lingua. Alcuni interventi sono stati già testati anche in neurochirurgia. Sono chirurgi abituati alla chirurgia minimo-invasiva, quella là che si usa in laparoscopia, in toracoscopia e in altre specialità, già esperti e che quindi hanno una curva d'apprendimento molto bassa nell'utilizzare il E quanto robot. ci mettono ad imparare a Poco, non è utilizzare? come Tipo dalla chirurgia un tradizionale open. mesetto? In un mese sì, in effetti, se cominciano il percorso e poi immediatamente iniziano l'attività, chiaramente tutorati da gente esperta, perché qua il tutor c'è sempre. Questo è un gigillo che costa 2 milioni di dollari, non è che è proprio gratuito. In Italia ce ne sono 100 dislocati in varie parti del paese, però è una sorta di status avere il robot in ospedale. Moltissime ASL fanno carte false per mettere da parte i soldi e comprare il robot perché fa prestigio, oltre che avere una funzione innegabile come quella che lei ci ha spiegato adesso. Dovremmo fare come per i centri d'eccellenza, concentrare la robotica in alcuni centri specialistici e non sul tutto il territorio, oppure no? L'importante è avere una multidisciplinarità di più specialità che fanno la chirurgia robotica e cercare di arrivare ad un endpoint che non è inferiore ai 180-200 interventi all'anno. Direttore, non è che voi medici poi sarete sostituiti dal tecnico che semplicemente, o da un programma addirittura, che scannerizza il corpo umano, dà l'algoritmo giusto al robot e arrivederci grazie Ma al questo chirurgo? è un futuro che potrebbe non essere molto lontano, almeno una parte dell'intervento. È come una barca che è guidata dal pilota automatico con chi sorveglia il pilota automatico. Un giorno forse questo lo vedremo.